Il Turco in Italia di Gioachino Rossini è una delle opere forse meno rappresentate del compositore pesarese rispetto al successo di Barbiere di Siviglia, che è la più conosciuta, e di Cenerentola o di Italiani in Algeri. Il libretto è di Felice Romani, che io dico sempre essere un po' il Mogol del suo tempo, nel senso che era un librettista molto famoso che collaborò trasversalmente con quasi tutti i grandi compositori del suo tempo, Donizetti, Verdi, Bellini, eccetera. Quello che rende l'opera di Romani e Rossini molto interessante è la figura del poeta, ovvero sia è il primo esperimento, credo, di opera assolutamente, per usare un termine molto abusato da parte dei registi, metateatrale. Noi andiamo a vedere nella trama che c'è questo personaggio del poeta che si scervella su come portare avanti la scrittura di un dramma buffo che gli è stato commissionato. Un'azione buffa. E quindi viene in mente Edoardo De Filippo, che ha sempre detto che lui ha attinto con pietà e con rispetto dalle storie di tanta gente. Non a caso, tra l'altro, l'opera si ambienta a Napoli, quindi la pensa Edoardo e viene subito in mente. Viene in mente anche un certo Pirandello. Insomma, ci stanno mille richiami e mille punti di interesse in questo gioco del teatro nel teatro, pensato da Rossini e Romani, immaginate, già due secoli fa. Quindi è una composizione modernissima rispetto a molte altre opere, e anche a molte altre opere buffe. Quando si è giocato al teatro nel teatro, in genere i compositori hanno sempre fatto vedere le bizze, i ghiribizzi, le cattiverie, i dispetti del retroscena del palco, come nelle convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti. No, in questo caso l'esperimento è farci vedere, farci essere testimoni dei problemi di un drammaturgo che deve scrivere un dramma e che non sa come venirne fuori. Ci siamo inventati una scenografia assolutamente virtuale, perché volevamo tentare di far entrare il pubblico nella mente del poeta. Quindi, con l'aiuto delle proiezioni e delle proiezioni animate, noi ci troveremo dentro una scatola vuota. E questa scatola vuota avrà delle proiezioni che saranno direttamente legate a quello che il poeta scrive nel taccuino. Di modo che tutto quello che vediamo è scenografia, ma è scenografia pensata, non realizzata. La vedremo realizzata perché è disegnata, ma la vedremo anche nell'atto del disegno vero e proprio. Questo ci consente di entrare e uscire dai vari ambienti che il libretto ci suggerisce. Pensate che quest'opera si sposta da interno a esterno con una velocità quasi cinematografica, cioè prima siamo nello studio del poeta, poi arrivano gli zingari e ci troviamo immediatamente in un vicolo, dopodiché finiamo al porto, poi finiamo dentro casa di Geronio, poi torniamo al porto, poi finiamo in una locanda, poi finiamo in una sala da ballo. Dà proprio l'idea, come posso dire, della mente vulcanica del drammaturgo. E trovo che questa soluzione dia veramente la possibilità di entrare nella mente del drammaturgo e vedere il teatro nel momento in cui viene costruito e nel momento in cui viene pensato. Abbiamo anche pensato di mantenere nella regia la medesima ambiguità del libretto, ovvero sia, così come il libretto non ci fa mai capire in realtà se quello che stiamo vedendo in realtà è finzione, è pensiero, c'è, non c'è, anche qui abbiamo tentato, speriamo con successo, di restituire la stessa sensazione agli spettatori. Cioè, nel momento in cui vedrete lo spettacolo, ci saranno dei momenti in cui sarete presi dall'azione come se fosse un'azione reale, ma ci sarà sempre un elemento scenografico dichiaratamente falso che vi farà rendere conto che quello che state vedendo in realtà è finzione. È veramente un gioco di teatro nel teatro, e spesso di gioco di teatro nel teatro nel teatro. Abbiamo la fortuna di avere un cast di giovani eccellenti, veramente eccellenti, veloci, reattivi e bravissimi attori. Quest'opera ha bisogno di eccellenti attori, e noi abbiamo eccellenti attori. I cantanti, si sa, sono cantanti, ma
avere la fortuna di lavorare con dei cantanti attori ci dà la possibilità proprio di farvi assistere a uno spettacolo che a volte è lirica, a volte potrà sembrare prosa, soprattutto per il lavoro che è stato fatto sui recitativi, che è stato un lavoro veramente importante, a volte è uno spettacolo, a volte è musical. Mi sono divertito a giocare con le varie forme del teatro proprio perché quest'opera ci consente di giocare con le varie forme del teatro. Questa è sostanzialmente l'opera che io vi invito a vedere. Vi invito a vederla anche perché facciamo finta che tutto quello che vi ho detto non esiste, e mettiamoci per carico semplicemente questo: la musica è veramente bellissima, è tutta musica nuova composta per questo spettacolo che, vi ricordo, fu pensato per il Teatro alla Scala, quindi non esattamente per l'ultimo teatro italiano, già all'epoca. Quindi l'accoppiata Rossini, Romani, musical, commedia, avanspettacolo, recitazione, canto, giovani, venite a teatro, spegnete quell'accidente di televisione e venite a teatro.